Sul banco degli imputati l'uomo, l'accusa aver attentato al pianeta, processo all'Homo sapiens, lo spettacolo andato in scena al teatro sociale, voluto dal FAI e dalla prefettura come momento di riflessione sul tema dell'ambiente e della coscienza ecologica. Dovremmo cercare di distinguere quella che è l'etica ambientale dall'etica ecologica. L'etica ecologica è quella che è più attenta alla complessità ecosistemica della vita, mentre l'etica ambientale è molto più attenta all'importanza di ogni essere vivente. In questa situazione, è chiaro che l'uomo ha una responsabilità che lo deve indurre ad un cambiamento, a un cambiamento di mentalità, a un cambiamento di stile di vita, e questo soprattutto sarà, un cambio epocale perché riguarderà tutto un sistema culturale. In questo contesto, Homo sapiens è praticamente il messaggio che il FAI, in collaborazione con la prefettura, e l'amministrazione comunale ha voluto inviare a tutta la cittadinanza perché una mission del FAI è proprio quella di tutelare tutto ciò che di bello in arte e natura è presente sul nostro territorio. E quindi questo messaggio speriamo possa indurre a delle riflessioni profonde e aiutare tutti nel quotidiano a cambiare stile di vita, insomma, ad avere una visione più sensibile e più attenta all'ambiente che ci circonda. Abbiamo pensato di sollecitare un'ulteriore riflessione sulla necessità di impostare la nostra vita all'insegna del rispetto dell'ambiente e abbiamo preso l'occasione del Natale per richiamare i valori universali di pace, fraternità e concordia. Ognuno di noi deve sentirsi un protagonista del territorio che vive e deve rispettarlo per lasciarlo ai propri figli nelle migliori condizioni possibili. È anche un momento propizio per scambiarsi gli auguri di Natale e considerare che dalla pandemia usciamo con tanta voglia di ricostruire, di rinascere e di creare i presupposti per un rilancio effettivo delle attività sociali ed economiche.